hanno litigato furiosamente perché Lucia pretendeva che la sorella gemella la sostituisse in Parlamento. Essendo identiche, infatti, nessuno si sarebbe accorto della differenza. Ma Marianna non accetta e così Lucia abbandona il campo, uscendo per sempre di scena. Marianna rimane sola con le sue due nonne, Gesuina e Mirella. Che storia triste. Intanto l'estate trascorreva tranquilla a Guthrie Beach, senza che succedesse niente di rilevante. Mare calmo, spiagge affollate, mare mosso, spiagge deserte, e Marianna cercava di dimenticare la sorella, ma senza riuscirci. Meno male che c'è nonna Gesuina a tener compagnia alla piccola Marianna. Ti manca tanto la tua sorellina, vero? Sì, sono molto triste. Ah, vieni, vieni qui. Vedrai che troverai un'altra amica con cui giocare, vedrai. No, ma queste storie sono troppo commoventi. Oh, c'è la sua vittima, la barra la sova. Mannaggia, non appena trovato la sorella. Ma vi spiegate perché continuiamo a guardarle queste telenovele? Oh, sono troppo commoventi! E le guardiamo! Vita sembrava un paradiso, Guthrie Beach, ma un pericolo si profilava all'orizzonte senza che la giovane Maria Razzolina gli avesse alcun sentore. Chi sarà questa donna dell'espressione così corrucciata? Oh, ma che vuol dire corrucciata? Mi stai offende? Io sono Meloni, Giorgia Meloni. Mi scusi, signora Meloni, non era mia intenzione offendere. Oh, ma quale signora? Io sono Giorgia, sono una donna. Sono pure cristiana io. Oh, ma che te stai a credere tu? No, Giorgia Meloni c'è! Aiuto, ti viene troppo che perdita! Povera Marianna! Ozzolina, mica da scuccara! Mica da scuccara! Siamo lì di fuoco! Ciao, chi sei? Oh, ragazzina, che sei sorda! Io sono Giorgia, Giorgia Meloni! E tu chi sei? Mi chiamo Marianna Azzolina. No! Oh, ma sei per caso parente di quella ciofeca della Lucia Azzolina? Sì, sono la sua sorella gemella. Via! Ma stai? Ma sei una ragazzina? La Lucia Azzolina è molto, molto più vecchia di me. No, il mare di Guthrie Beach l'ha ringiovanita. Adesso è di nuovo 8 anni. Via! Ma che cavolo! C'è diritto di ritornare giovane. Farò un esposto governo. Scusa, ma perché non provi anche tu a immergerti nel mare di Guthrie? Oh, ragazzi, ma che credi? È da modo che pensare. Buon vado. E fu così che la nemica numero uno delle gemelle Azzolina uscì di scena, grazie al tempestivo intervento di nonna Gesuina. E brava nonna Gesuina! Oh, ma non l'ho mica fatta apposta! Sì, guarda, anche io stavo per venire lì a picchiarla, Ed è un muro. E va! Per il momento il pericolo è sventato. Ma cosa succederà nella prossima puntata? Mamma mia.